Amiche e amici di Passione Taranto, allora eccoci. Siamo nei minuti di recupero di Latina Taranto, siamo nel settore ospiti. Questo è il settore ospiti, lo splendido settore ospiti. Anche oggi i tifosi rossoblu hanno colorato lo stadio di Latina, di rossoblu. Il Taranto sta vincendo 2-1. Primo tempo splendido, primo tempo veramente splendido. Chiuso 2-1, poi nel secondo tempo abbiamo subito preso il 2-1 e stiamo soffrendo oggettivamente tutto il secondo tempo. Loro hanno avuto l'occasione, stanno attaccando, e noi ne abbiamo avuto una clamorosa con Bifulco. E niente, sono i minuti di recupero, l'arbitro ha dato 5 minuti di recupero, ci stiamo difendendo. Devo dire che la squadra ha giocato, come ho detto, un ottimo primo tempo, palla a terra. Molto bene, un centrocampo molto tecnico, i quattro con Zonta e Latinetti, ed effettivamente abbiamo fatto girare palla meravigliosamente. Poi nel secondo tempo ci siamo abbassati, ora il Latina sta attaccando, siamo nei minuti di recupero. C'è da segnalare un litigio tra Capuano e Canutè, la sostituzione di Canutè, speriamo non sia niente di preoccupante. È una vittoria che dà veramente morale alla squadra, se dovesse essere così fino alla fine, perché ho tenuto contro una squadra non facile, però dobbiamo ancora giocare gli ultimi minuti. Taranto comunque è una squadra che se la gioca, che ha un suo spessore. Ecco, sta attaccando. Ora attenzione, abbiamo una buona occasione. Oh, niente, l'ultimo passaggio non è andato. Peccato, perché abbiamo avuto delle azioni in ripartenza buone che non abbiamo sfruttato. E ora rischiamo, perché loro quando ci buttano la palla in area di rigore ci creano difficoltà. Sulle palle alte, abbiamo preso gol sulle palle alte. E ora niente, stiamo cercando di gestirla. Usciamo anche bene, devo dire, stiamo uscendo bene, non male, fino ai 20 metri della Latina. Solo che poi non riusciamo a concludere. Comunque è un Taranto che si appresta ai playoff, comunque vada. È un Taranto che si appresta ai playoff. Da squadra forte, da squadra vera. È una squadra che farà sentire la sua forza. E si fa sentire anche la curva. È una squadra che ai playoff si giocherà le sue carte. Ora dipende dagli altri risultati. In questo momento siamo quinti. In questo momento siamo quinti con i risultati, quindi giocheremo il primo turno. Poi vediamo se è cambiato qualcosa nei minuti di recupero. Però diciamo che la squadra ha fatto il suo. È una squadra che comunque ha dei valori tecnici e valori umani, stanno giocando alla morte. Vogliono questa vittoria, la stanno ottenendo. Qualcuno che sarà ammonito, mi sembra Luciani, speriamo che non era diffidato. E ora un calcio di punizione laterale per il Latina, butterà questa palla in mezzo, sta andando anche il portiere addirittura. C'è da soffrire, certo, credo che comunque al di là di tutto anche col pareggio faremmo quinti, sinceramente. Però dispiace, perché questa vittoria l'abbiamo cercata e l'abbiamo voluta. E sinceramente Valietti un po' in ombra, Valietti timido, troppo timido. Bene Simeri al centro dell'attacco, anche un gol da rapinatore d'area di rigore, bravo, quello che si chiede. E adesso un litigio, una specie di mischione, ma... è l'ultima occasione. Comunque ripeto, credo che alla fine faremo comunque quinti, perché la Casertana sta vincendo, almeno negli ultimi minuti era così.
addirittura credo, poi vedremo i risultati finali alla fine, che dovremmo giocare proprio con il Latina in casa, però non sono sicuro perché bisogna vedere i risultati finali. E niente, c'è un calcio di punizione laterale, seguiamolo, niente, la spinge, è finita, abbiamo vinto, dai sto settore. Ed è il settore in festa. Abbiamo vinto. E andiamo a fare questi playoff da squadra vera. Da squadra vera. Devo dire che i giocatori sono cresciuti bene in difesa. Mancava Miceli. Enrici fortissimo. Oggi veramente ancora una grande partita di Patrick Enrici. E bene i due centrocampisti, Zonta e Latinetti. Canutè si è incazzato per la sostituzione, ma sinceramente oggi in ombra. Bene, allora andiamo a fare questi playoff. Sinceramente sui punti di penalizzazione non ci credo tanto, non credo che ci daranno i punti che ce li daranno, però proviamoci, vediamo, non si sa mai che cosa succede. Allora, iscrivetevi al canale Passione Taranto, mettete like al video ancora a questa splendida vittoria del Taranto. Sempre forza Taranto e arrivederci alla prossima.